Lo specchio del cielo. Autoritratti segreti raccolti da Leo Antinozzi prima di un altro lunedì. Buonasera. Con la puntata di oggi si conclude il ciclo dello Specchio del Cielo che mi ha visto come curatore del programma. L'incontro che vi propongo stasera è con Elemir Zolla, cultore di studi sulle religioni e sulle tradizioni, nonché filosofo e sociologo. Autore di numerosi saggi, sono qui da ricordare Le meraviglie della natura, ovvero Un'introduzione all'alchimia, I letterati e lo sciamano e il più recente Aure. Elemir Zolla è inoltre docente di letteratura americana presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma. Professor Elemir Zolla, a mio avviso lei è una persona che, pur essendo al centro di una dimensione culturale piuttosto particolare, è al centro di tutta una serie di attività di studio molto intense, molto approfondite in certi campi che magari adesso andiamo anche un po' definendo la nostra conversazione, è sempre stata una persona, poi magari lei mi può correggere se sbaglio, che ha ricercato sempre una certa solitudine, una certa accortezza nel incontrare la mischia, ecco. Lei è sensibile alla solitudine dell'uomo in rapporto alla propria energia, alla propria forza, alla propria capacità di mantenere un proprio centro personale? La solitudine è necessaria per avere forza e per avere chiarezza. Naturalmente non basta la solitudine, è necessaria anche l'arte di sfruttarla. La solitudine può essere semplicemente uno stimolo alla fantasticheria, all'indeterminatezza dei pensieri, quindi può essere la rovina dell'interiorità. È necessario che sia sorretta la condizione solitaria dall'arte che dicevo e che consiste nel porsi come testimoni impassibili di ciò che nell'interiorità emerge. Quando si sia adottato questo atteggiamento, ci si domanda di ogni idea, di ogni immagine che sorge nell'interiorità, che cosa sia e di dove provenga e perché compaia. Se questo atteggiamento si regge per un tempo sufficiente, se esso diventa abituale, si finirà forse col giungere al punto della psiche in cui i pensieri, le immagini si generano. E giungendo a quel punto si riuscirà a dominarli, cioè a correggerli, a dirigerli o a interromperli. Quindi una prima fase è quella di costituire in sé un centro immobile di pura testimonianza. Seconda fase, questo centro si sposta via via verso la genesi dei pensieri e delle immagini che vengono sorgendo dentro di noi, o al centro, dice la tecnica buddista, dell'aridità, cioè perché ci può essere uno zampillare di pensieri e di immagini, ci può anche essere lo stato che i buddhisti chiamano grigio. Quindi si va alla scaturigine di questo spettacolo interiore e, per usare una metafora, ripeto, una metafora, si cerca di sorprendere il regista nascosto e di dominarlo. È un proteo difficile da dominare, alla fine, se si ha la necessaria fermezza, come in tutti i miti che raccontano
i modi di fermare le metamorfosi di Proteo, si giunge ad esserne i padroni e non più le vittime. Bisogna comportarsi come Ulisse, come Ulisse con Circe, bisogna sapere fermare la regia della propria interiorità e quindi diventare i propri padroni, da schiavi che si era. Se la solitudine viene messa a frutto per questo difficile lavoro, per questa difficile impresa, si può chiamarla lavoro, si può chiamare un'impresa bellica, si può chiamare un viaggio, può usare una quantità di metafore del mondo esteriore per descrivere ciò che avviene in questo modo, finalmente si otterranno le mele delle spelidi, come dicevano i greci. Professore, lei è d'accordo nel vedere alcuni luoghi particolarmente isolati, particolarmente lontani dall'attività dell'uomo, come più potenti? E vorrei che magari mi parlassi anche un attimo di questa potenza di questi luoghi, se è il caso di usare questa parola. Sì, ci sono luoghi potenti nel senso che mettono subito nella disposizione opportuna per compiere quest'opera interiore. E gli uomini li hanno cercati fin dai primordi, lì sono i luoghi dei grandi santuari, ci sono certi luoghi fatidici delle campagne, per lo più nella tradizione più comune è un luogo, è una caverna accanto a una sorgente, oppure è un bosco profondo, è una sorgente celata in esso. Ci sono tutti i luoghi classici, sono i luoghi ameni della poesia, non sono che l'eco della ricerca di questo, l'eco letterario della ricerca di questa postazione perfetta per l'opera interiore. Alcuni potranno preferire le cime della montagna, altri preferiranno l'orlo della palude. Ognuno è chiamato ad un certo luogo. Gli antichi spesso seguivano i voli di certi uccelli o la traccia di certe fiere per giungere al posto che era loro assegnato dal destino. Infine vi sono i grandi santuari, i luoghi dove sono stati eretti nei millenni santuari. Dipende anche molto da ciò che si vuol fare di sé, dentro di sé. I greci, ad esempio, cercavano i luoghi dove era sparito un eroe, il lago dove era sparito Dioniso, la spaccatura del terreno dove si era infilato col suo carro Amfiarao, cioè il luogo dove era sepolta Colonna Edipo, il luogo dove l'eroe, carico di un destino tremendo, tragico appunto, era stato inghiottito dalla terra. E lì ritenevano di potersi mettere sulla scia di questo destino tragico per arrivare al luogo dove i destini si scontano, si determinano. È una tradizione, menzionata la Grecia perché è la prima che ci viene alla mente, data la nostra cultura, ma se ci si aggira per il mondo si trova che dappertutto c'è l'idea che gli uomini nel più tragico destino possono riemergere in qualche modo dal luogo dove sono sepolti. Altri invece non cercheranno affatto questa traccia tragica di un destino umano, ma cercheranno il luogo dove sono avvenute le altre grandi illuminazioni, quindi il luogo dove il Buddha ebbe l'illuminazione, dove i grandi luoghi fatidici delle esperienze passate. Mi scusi professore, mi dica se sono indiscreto, Elimir Zolla ha mai cercato uno di questi luoghi? Io non parlo volentieri di me stesso perché non, se si parla di cose importanti si distrugge la loro potenza, per cui preferisco parlare d'altri.
Il luogo per lo più arriva, si manifesta, conquista, non è che lo si debba mai cercare. Chi cerca il suo luogo è perché si trova dentro una tradizione nella quale il luogo è già assegnato. Quindi tutte le religioni hanno il loro sistema di pellegrinaggi. E pur non aderendo nella veste esteriore a una di queste religioni, ci si può trovare catturati dal loro spirito e si partecipa di ciò che esse hanno da impartire in certi luoghi. Quindi può capitare. Mi è capitato sovente di essere trascinato dalla scia di un pellegrinaggio in luoghi di forte fascinazione e di aver usufruito da ciò che i millenni, i secoli almeno vi avevano deposto. Ricordo certi monasteri, non saprei nemmeno definirli di che religione, visto che è talmente sincretistica la religione dell'isola, ma a Taiwan alcuni templi si possono chiamare buddisti, si possono chiamare taoisti, quel che si vuole, su delle montagne nelle quali si partecipava della forza che si condivideva con un popolo intero. Professor Zolla, la nostra conversazione sarà di tanto in tanto interrotta da un breve brano musicale. Lei, se ascolta musica, può immaginare un brano che risulti fluido con le sue parole? Non saprei, forse... Non saprei, la musica indiana che mi piace ascoltare è molto passionale, e non è che la nostra sia stata una conversazione passionale. Non saprei trovare la musica adeguata. Forse se non avesse delle connotazioni che possono disturbare a molte menti, il gregoriano andrebbe bene, ma può disturbare perché è visto in un contesto che non permette di valutarne la complessità puramente razionale, uso la parola come i traduttori di Platone, qualcosa di molto logikos, qualcosa di molto al di fuori del tremito dei sentimenti, il gregoriano, o anche musica bizantina. E queste mi paiono accompagnamenti adatti. Professor Zolla, riprendendo un attimo la distinzione che Platone fa di sofia e filosofia, di saggezza e amicizia verso la saggezza, lei ha mai sentito la contraddizione tra tra l'essere sapiente e l'essere filosofo, in senso appunto lato? Perché mai dovrebbe esserci contrapposizione? C'è un trapasso fra i due. Come in qualunque amore, c'è la fase in cui si aspira a conoscere, a frequentare una persona di cui si è innamorati, e infine il momento in cui non c'è più distinzione, che può arrivare, può non arrivare, a seconda che l'amore si compia o meno, ma era la distinzione, faceva Marsilio Ficino, tra il morire d'amore, perché la persona amata ci sottrae a noi stessi, è il momento di risurrezione nell'altra persona, in quanto se l'altra persona corrisponde, muore a sua volta a se stessa per riconoscersi in noi, e noi moriamo a noi stessi per riconoscerci in lei, sì che alla fine si risorge dalla morte l'uno nell'altro. Questa era la dottrina di Ficino, che fu poi adottata dal Bruno, che è la dottrina in genere della Rinascenza platonica e neoplatonica. Sicché nella filosofia avviene lo stesso, prima la si ama, si fa un lungo corteggiamento che consiste nell'apprendimento della dottrina, e infine ci si identifica con lei. Naturalmente tutti questi discorsi paiono stravaganti e
arzigogolati, sembrano dei ghirigori mentali, a chi considera la filosofia nella luce in cui è considerata da noi, come un semplice sfoggio di trovate della retorica filosofica, più o meno brillanti, più o meno uggiose, e che poi alla fine non sono che sezioni distaccate da un ufficio di propaganda politica. Diverso è se invece per filosofia intendiamo quello che ancora si intende, poniamo in un villaggio indiano, dove il maestro di filosofia fa lezione in una capanna e vi sono e c'è un armonium o un tamburo che suona dei canti devozionali per l'introduzione alla lezione, poi ci sono dei canti devozionali a un altarino delle divinità del maestro e infine il maestro fa la sua lezione e tutto si chiude di nuovo con dei canti devozionali. E il pubblico è un pubblico qualsiasi, semplicemente coloro che amano quella conoscenza e che abitano in quel villaggio. Ora, ho detto lezione di filosofia, mi ricordo una lezione incantevole nei dintorni di Madras da un grande maestro di filosofia che spiegava a quelli che erano popolani del luogo la differenza, poniamo, fra contrari e contraddittori, lo spiegò per un'ora e poi di nuovo si ebbero i canti devozionali. Ora, in quell'atmosfera, parlare dell'amore della filosofia non stona, e tutte le metafore che ho rievocato dal Ficino e dal Bruno sono perfettamente convenienti. Professore, per avvicinarci un attimo anche alla sua esistenza, senza però invadere quel campo che lei ha detto giustamente deve essere proprio e fa parte della propria intimità, può spiegarmi, può raccontarmi un attimo di quello che si può raccontare delle sue prime intuizioni giovanili, i primi incontri rivelatori, le prime esperienze che in fondo poi le hanno aperto un mondo, le hanno aperto un interesse, qualcosa che poi in ogni caso ha caratterizzato totalmente la sua esistenza futura? I più dimenticano la propria infanzia, dico l'infanzia cioè in senso tecnico, prima che si parlasse, e adottano anche per se stessi la censura che il mondo impone sulle esperienze che sono avute prima di essere del tutto socializzati, o se preferisce prima che si cominciasse a dubitare della preminenza della propria interiorità sul mondo esteriore. Mi capitò di non operare delle censure troppo violente, sicché direi che incontri, no, le scoperte sul mondo le scoperte essenziali le feci prima di cominciare a parlare. E naturalmente la scoperta avviene che non se ne deve parlare. Se un bambino comunica con gli adulti si sentirà rimproverare per ciò che sa. Già il linguaggio è qualcosa che tende a ridurre tutto a un gioco di dicotomie, di bene e male, di attraente, di repellente, categorie che un bambino scopre molto tardi, soltanto sui 7 anni che scopre che questo, pare, studi recenti hanno determinato, soltanto dopo i 5 anni compare questa distinzione, soltanto verso i 7 anni veramente si rafferma, si conferma in modo inesorabile. Sicché il incontri, non direi, beh, incontri non con persone, con gli archetipi, allora dirò,
questi avvennero tutti prima che il linguaggio con le sue dicotomie si stringesse attorno come la rete di un incantesimo maligno. Dopo nella vita capita di riscoprire queste verità infantili o, per la fortuna straordinaria di un incontro con una persona che ne partecipi, o semplicemente perché dei momenti di solitudine si aprono nei luoghi fatali di cui si diceva dianzi. Professor Zolla, lei sicuramente ha familiarità con termini come le coincidenze, le sincronie junghiane, ovvero tutte quelle dimensioni non causali dell'esperienza dell'uomo. Voglio dire che molte volte nella vita ci troviamo ad assistere a determinati eventi che si determinano davanti a noi con una coincidenza assolutamente priva di ogni volontà cosciente, ma che rispondono forse a delle esigenze, a delle emozioni molto interne. Ecco, lei ha mai avuto un rapporto quasi appunto in questo senso divinazionistico con la vita? Un dialogo come ciò che si chiama i segni? Non ho mai avuto altro a rigore. Poi mi è capitato di incontrare chi teorizzava questo stato. Naturalmente ho imparato a nasconderlo, perché non è bene e non è nemmeno salutare parlarne. Ma ho incontrato nell'Occidente la persona che ne parla con più semplicità e profondità insieme è Schopenhauer, laddove insegna l'arte in poche parole, in un certo passo del mondo come volontà e rappresentazione, poi in un particolare saggio dei Parerga e Parallipomena, dove parla dell'arte di insinuarsi fino a scoprire chi è, che cos'è ciò che tesse queste coincidenze, che è la stessa persona che tesse i nostri sogni, dice Schopenhauer. Naturalmente poteva arrivare a queste illuminazioni perché si basava su una concezione filosofica globale nella quale la verità, o almeno la verità sulla vita, sta al di là del tempo e dello spazio. Tempo e spazio sono categorie che falsificano l'esperienza di questa realtà primaria nel sistema di Schopenhauer. Naturalmente Schopenhauer è anche l'unico che abbia sentito un contatto con le filosofie, col Vedanta, con le metafisiche orientali. Non è l'unico, evidentemente, nell'Occidente c'è tutta la grande tradizione magica, c'è il Rinascimento platonico italiano, poi quello di Cambridge, non è stato del tutto isolato. La tendenza della civiltà occidentale è stata dura verso questa corrente, la quasi sommersa, e quindi uno rimane sterrefatto dinanzi al coraggio mentale e intellettuale di chi di quando in quando ha osato riproporre questa verità. Nel caso l'ultimo, nell'opera degli ultimi anni di Carl Gustav Jung, del suo saggio sui sincronismi. Su questo punto io ho poco da aggiungere a ciò che scrissi in un volume recente, Aure, che uscì 2 anni fa, nel quale un capitolo intero è dedicato a questo tipo di esperienza, in cui si squarcia come il velo e si vede come il nesso causale è soltanto una categoria mentale aggiunta, non è una componente intrinseca del reale.
Qui si vede come il mondo è un luogo in cui si può prescindere dal tempo e dallo spazio e vedere soltanto la libera, spontanea costellazione degli eventi che compaiono insieme, sincroni. E questo suscita una forte meraviglia che è l'inizio del vero filosofare. Professore, posso chiederle se lei ha mai sofferto della sordità dell'ambiente occidentale, magari dell'ambiente accademico, per parlare dell'ambiente di lavoro, nei riguardi appunto di questa dimensione, ecco, per dirla così semplicemente? No, è giusto che le cose importanti siano nascoste. Chi ama i tesori deve anche apprezzare l'opera dei draghi che li custodiscono. Nel campo, diciamo, più sciamanico, nel suo campo, il campo da studioso, può dirmi se l'assunzione di sostanze vegetali al fine di alterarsi la coscienza può effettivamente portare ad uno sviluppo dei propri orizzonti, oppure se in effetti ciò che oggi i moralisti sulla droga vogliono dire è effettivamente vero? Non so se la domanda è... Questi sono problemi che è difficile affrontare perché non bisogna dimenticare se sta parlando a delle persone, delle quali il 99,99999% è assolutamente priva di volontà e di chiarezza di idee. E tutti costoro dovrebbero credere, anche se non è vero, che è vietato assumere qualsiasi droga. Ciò detto, è un fatto che chiunque può constatare che in altri ambienti sociali che non siano il nostro, una forma o l'altra di droga è consueta. E i risultati non sono quelli che noi vediamo attorno a noi. Poniamo, è una nozione teologicamente assodata che il Dio Shiva abbia gli occhi sempre dilatati e fiammeggianti per l'uso della shish, del punch. E allora i devoti di Shiva a Benares sono quasi sempre pieni di droga. La cucina ne è piena, i gelati ne sono pieni, oltre che dei germi delle varie epatiti, che però lì evidentemente non intaccano il fegato come lo intaccano a chi non è abituato. Allora mi pare che questo esempio di Benares calzi. Guai a chi venga dall'Occidente e assaggi di quei gelati, finirà all'ospedale ed è tanto se riuscirà a tornare in patria con qualche tremore alla mano e una faccia gialliccia. Del pari è meglio che non assaggi lo stupefacente del Dio Shiva, perché se non è un devoto di Shiva in senso pieno gli capiterà la giusta punizione. Non si ruba alla mensa di un Dio al quale non ci si è offerti con pieno amore. Questa evidentissima opposizione ormai tradizionale di come sulla terra sono andate le cose, cioè la passività verso una evoluzione sociale, materiale dell'India, visto che stiamo parlando dell'India, però parallelamente a un approfondimento delle realtà spirituali dell'essere umano, e dall'altra parte un Occidente meno teso verso queste ultime dimensioni e più teso verso invece la ricerca di un benessere fisico attraverso tecnologia, attraverso un'elaborazione e un'organizzazione della società sempre più raffinate. Ecco, su questo argomento lei che tipo di considerazioni
Può farci delle considerazioni però magari archetipiche, ecco, di questa bipolarità dell'attività umana? Beh, non preferirei che non ci si concentrasse su questa antitesi in un modo troppo esteriore, cioè sul lato esteriore dell'antitesi, perché può portare a una quantità di malintesi. Da un certo punto di vista è vero, basta prendere un aereo e dopo poche ore si è immersi in un mondo dove mille cose sono ancora possibili e qui sono sparite. Ma mi domando fino a che punto sono cose che i più vogliono. Molti vanno da quelle parti senza volere quelle cose che soltanto lì si trovano. Perché al di fuori di quelle cose che poi determinerò, lì si trova semplicemente un'organizzazione sociale più scalcinata, una quantità di intoppi alla vita quotidiana, si trova polvere, miseria, nulla che possa attrarre veramente. Però è soltanto lì che si trovano alcuni beni qui spariti da secoli o da millenni. Quali? Uno l'avevo già accennato prima, si trovano ancora delle scuole di filosofia, intesa come amore al sapere, cosa che qui è da quando manca. A rigore manca dal momento in cui l'imperatore cristiano ordinò la chiusura della scuola di Atene, la quale scuola di Atene andò profugo in Persia, da cui il fatto che poi in Persia rinacque come scuole sufi illuminazionistiche e via dicendo, creando una tradizione di scuole filosofiche che dovevano adottare una copertura superficiale islamica, e poi non bastò ovviamente perché i maestri spesso furono trucidati. Sicché la scuola di filosofia da noi non ci fu più. La scuola di filosofia nel senso pienamente libero, come fu in Grecia, con una libertà che poi fu pagata cara. Ricordiamoci, Socrate fu condannato, Aristotele fu condannato in contumacia, eccetera. Quindi è una libertà che anche in quel momento, che ci sembra aureo, era insidiata. E che poi naturalmente non poté mai più risorgere liberamente sul nostro continente, anche perché l'amore alla sapienza è impensabile che diventi un fatto popolare da noi, dal tempo in cui la scuola d'Atene fu cacciata dalla sua sede. Invece trovo scuole di filosofia ancora nei villaggi indiani, anche alcune accademie braminiche, è un fatto sia del popolo sia della casta braminica. Questo si può trovare, ma è inutile che ci si vada se non si sente il bisogno, se non si sente la volontà del conoscere. Altro vantaggio che può offrire quella terra o terre di quel genere, si coltivano delle scienze che da noi sono sparite. Scienze, dovrei forse piuttosto dire arti, ma poniamo l'alchimia da noi, forse c'è qualcuno che la pratica, ma non in modo tale che lo si possa avvicinare facilmente. È in modo che è difficile controllare che sia veramente tradizionale ed autentico, laddove in India addirittura si può andare a un'università e ottenere un diploma di rasa shastra, cioè di alchimia. È un dipartimento delle facoltà di Ayurveda. Un'università indù è una disciplina d'obbligo.
Sì, che l'India è anche l'unico posto dove, con tutti i crismi che può dare un'istituzione accademica, si possono fare di questi studi. Dico, naturalmente si danno soltanto le basi, però già quelle qui sono impensabili che si possano offrire. Perciò è tutto il mondo dell'alchimia che si può aprire a chi desidera. C'è anche lo spettacolo, terzo vantaggio che può dare un viaggio del genere, lo spettacolo di una devozione, di una capacità di investir fede, come nei luoghi di grandi pellegrinaggi e nei grandi templi. E parlando di templi, ci sono alcuni nei quali, nonostante tutte le difficoltà che la storia frapposta a questa continuità, c'è l'occasione di assistere a dei rituali che, ad amarli e a seguirli con devozione, trasportano al di là di noi stessi e fanno conoscere, non dico semplici sensazioni di incanto, di partecipazione mistica, ma la vera conoscenza metafisica. Questi sono i doni che può offrire un paese del genere, e non ce ne sono più molti nel mondo. Via via sono ridotti a piccole isole sparse e non hanno quasi nulla a vedere col paese in cui sono incuneati oramai, sicché bisogna andarseli a cercare. Perché sono sopravvissuti piuttosto in India che altrove? Probabilmente perché non appena l'induismo non è alle strette, non è costretto a difendersi, ha una grande tolleranza, per cui accetta via via le ondate che la storia abbatte sulle sue istituzioni, le amalgama e quindi riesce meglio a preservare, perché si preserva molto di più con l'elasticità, con la rendevolezza, che non con la furia guerriera. Sì, in India, a Bali, che appunto è anche una civiltà induista, questi tesori ancora li possiamo incontrare. E quindi per un momento si ha accesso prima di tutto a modi di conoscenza che qui sono inibiti, e poi per un momento si può essere spogli, privi delle difese che di solito sono necessarie per preservarsi in una civiltà di questo genere, che è molto intollerante verso chiunque non ne accetti le premesse. Professor Zolla, da che cosa sarà di un mondo che sarà completamente monopolizzato da, mi riferisco a quello occidentale, da un tipo di visione nei riguardi della realtà realistica, e che quindi non consideri tutte queste dimensioni che lei ha citato parlando dell'India, che in ogni caso poi fanno parte dell'essere umano, e che reprimerle non credo porti a qualcosa di buono? Ciò che si è espulso dalla porta torna dalla finestra, come dicevano i contadini, e quindi ci saranno le parodie di ciò che si è espulso. Si vivrà fra dei simulacri di ciò che si è represso. Lei prima parlava della droga, ecco un buon esempio. Si è voluto escludere tutte le scuole nelle quali era impartito un insegnamento per trascendere la propria persona e per avere accesso a degli stati dell'essere diversi da quello della vita quotidiana, e il risultato è che invece di procedere verso i paradisi ci si sprofonda negli inferni. Comunque l'uomo non regge a una vita
che sia tutta esclusivamente sul piano pragmatico e della convenienza immediata. Non regge per sua natura, perché l'uomo desidera essere Dio e anzi si definisce per questo desiderio. Quindi come animale è malato, non potendo fare una vita puramente vegetativa e animale, è costretto a trascendersi, inibendogli i modi di trascendenza di cui si parlava, non può che sprofondare in basso. Professore, un uomo come lei, che ha abbastanza chiaro i confini del reale, le differenze tra realtà e la descrizione della realtà, come si pone nella vita quotidiana di fronte appunto a ciò che a noi appare reale? Lei ha una concezione della realtà particolare? Ci pensa, oppure al limite non pone per niente l'attenzione su questo? Reale è una parola molto equivoca. Non bisogna lasciarsi ipnotizzare dalla parola stessa. Che cosa significa res? È più o meno lo stesso significato originario del germanico thing. È l'oggetto sul quale si concentra un'assemblea deliberativa. È la res pubblica, soprattutto, e thing, come ne sa, in molte lingue germaniche designa il Parlamento. Quindi reale è ciò che la società riconosce per tale, ciò che la società solleva l'attenzione, impone all'attenzione. Quindi non ha altro significato che questo alla fin fine. Quindi se lei sostituisce alla parola reale il suo significato, ciò che, sul quale l'interesse prevalente della società tende a concentrarsi, e allora si passa dall'ipnosi delle parole a una conoscenza, uso fra virgolette, reale delle circostanze. La distanza fra ciò che è l'interesse principale della società e la vita interiore è sempre stata, tende all'infinito, ma da sempre, per la costituzione stessa dell'uomo, ed è teorizzata nel sufismo come distanza fra il batin, l'interiorità, e lo zahir, l'esteriore. Fra i due c'è una paratia, o se preferisce, l'uno sta all'altro come il mondo di qua e il mondo al di là dello specchio. Oltrepassando questo limite si inverte l'immagine. Noi siamo di fronte a uno specchio e al di là dello specchio c'è il mondo esteriore. In realtà noi stiamo proiettando nel mondo esteriore ciò che ne pensiamo. Elimir Zolla e la morte. Se fossimo a Napoli ci sarebbero strane reazioni. La morte non esiste. La morte è una conseguenza della nostra fede nell'assolutezza del tempo e dello spazio. Ma arrivare veramente ad una conoscenza di ciò, una conoscenza reale? I primi esercizi si fanno fare a un catecumeno buddista, portano a rendersene conto. Allora, il buddismo insegna come prime lezioni propedeutiche l'insussistenza dell'io. L'io è un aggregato di cose incongrue che si trovano insieme senza un motivo profondo. E questo aggregato, se facciamo attenzione, si disfa di momento in momento. Ed è su questo che deve meditare chiunque voglia seguire la via buddista. La persona è un'illusione.
La persona è ciò che proiettiamo in uno specchio, ma al di là dello specchio non c'è niente, c'è la nostra persuasione che quella persona esista, la nostra proiezione. La morte è nulla o è tutto, quindi non è un fenomeno interessante, è tutto nel senso che tutto muore di momento in momento. La nostra persona muore di continuo ed è un basta trasformare questo in un potere. Noi siamo liberi di eliminare l'illusione che la persona continui, quindi siamo liberi di cambiarci. Non ci sarebbe questa libertà se non ci fosse questa morte costante. Qual è il momento, l'ora del giorno, il momento del giorno che sente più vicino, più vitalizzante per lei? Non lo so, perché io cambio di continuo e non è per essere coerente con ciò che dicevo di anzi, ma è un fatto. E molte persone stupiscono di trovarmi continuamente mutato, ma di solito di mese in mese cambio, sicché non ne saprei dire. C'è il momento in cui canonicamente trovo che l'alba è il momento migliore, altri invece in cui dormo oltre l'alba, quindi non saprei dirle nulla di personale, perché ciò che è persona è sabbia mobile. Il momento che lei diceva prima è quello che in sanscrito si chiama Sandhya, cioè il momento del trapasso, è il momento dei riti principali, certo, è il momento di Mitra, il dio dei trapassi amichevoli e soavi. È il momento del vespro, è il momento del vespro, consuetudine, poi anche gli ebrei hanno il ma'arif, cioè il momento del passaggio in cui ci si dedica alla preghiera, alla meditazione. Quindi questo è in tutte le tradizioni, c'è l'attenzione al distacco, ed il distacco è il momento in cui si smobilitano certe categorie e si mobilitano altre per affrontare la vita quotidiana. E allora si produce quello che Aristotele chiamava il momento di steresis, che è il momento in cui la forma che imprigionava la materia prima si solleva e viene sostituita da un'altra forma. E nell'intervallo si può scoccare la freccia. È come l'intervallo fra delle simplegadi, delle isole che cozzano continuamente e che di solito tagliano a pezzi chi vuole penetrare al di là di esse, in quel momento si fermano ed è possibile andare oltre. La corrente di studi a cui stiamo assistendo in questi anni, che possiamo definire un po' l'incontro Oriente-Occidente, che prospettive ha secondo lei? Mi baserei su ciò che è avvenuto nel decennio 70-80 in America. L'America aveva attraversato quel momento di sovversione bene organizzata del 66 al 70, nel quale si mescolava da un lato dei programmi politici, porre fine alla guerra nel Vietnam, estendere i sussidi sociali, eccetera, eccetera, e un certo desiderio di aprire verso il basso alle potenzialità dell'uomo, quindi nascita di movimenti che bisogna chiamare col loro nome, satanici, che culminano poi nelle stragi di Manson e della sua banda, che volere o no erano già in germe nei primi sit-in alle università della California. Dopo questo momento satanico subentrò, come spesso avviene quando si pigia troppo da un lato, l'altro lato emerge, subentrò l'opposto. E negli anni 70, fra lo stupore di tutti, si vide che trovavano rifugio in America delle scuole di meditazione, delle scuole di trasformazione interiore che venivano dall'India, dal Giappone,
da quello che rimane della Cina. E il e si assisteva spesso a spettacoli abbastanza curiosi, come andare in un villaggio dell'India del Sud e chiedere di un maestro, scoprire che faceva il suo stage in California, questo all'interno della foresta, in villaggi sperduti. Un'associazione di buddismo esoterico come lo Shugendo in Giappone, da quello che si può vedere in superficie in Giappone, sembrava in via di estinguersi, fu trapiantata in California. Adesso c'è una tradizione di Shugendo americana, si vede pattuglie di devoti che si inerpicano sulle montagne della California, fanno il bagno sotto le cascate al modo dei vecchi adepti giapponesi. Quindi c'è stato questo trapianto massiccio, questa apertura anche di certe filiali esoteriche di tradizioni indigene americane, poniamo quella istituita da Alce Nero, che si è aperta anche ai bianchi, l'istituzione della chiesa indigena americana, la Native American Church, a cui pare abbia aderito Castaneda. Insomma, ci fu una rinascenza mistica ed esoterica negli Stati Uniti, alla quale a tutta prima non riuscivo a credere, mi pareva un momento così, senza futuro, senza conseguenze, e tendevo, come tendevano quasi tutti, a pensare che sarebbe stato soltanto una fiera delle vanità e degli imbrogli. Invece, dietro questa fiera, si stabilirono in America delle scuole di meditazione, dei centri, i quali può darsi che preservino per il futuro delle possibilità che in patria, nelle patrie originarie, stanno per estinguersi. Posso anche elencare queste varie tradizioni che in America si sono salvate. Ci sono alcune scuole di meditazione buddista, c'è l'ordine Nyingmapa e l'ordine Karmapa del Tibet, che si sono trasferite in modo autentico in America, hanno trovato modo di stabilirsi saldamente laggiù, lo Shugendo, come dicevo prima, anche alcune scuole di meditazione del buddismo coreano, e si sono anche viste degli strani incontri, strani per chi vede dal di fuori, ma perfettamente sensati per chi conosce le singole tradizioni, esempio l'incontro fra le tradizioni tibetane e le tradizioni Hopi nell'Arizona. Ci fu anche una visita del Dalai Lama, non che questo in se stesso significhi molto, ma ha significato qualcosa, del Dalai Lama agli anziani Hopi. E in effetti se si vuole approfondire una quantità di queste sopravvivenze nel mondo, non è detto che non sia più opportuno cercarle negli Stati Uniti che nei luoghi d'origine. Penso di un professore, credo il suo professore qui all'Università di Roma, che ha smesso di andare in India a cercare scuole di meditazione per cercarle negli Stati Uniti, e credo ci si sia trovato benissimo. Sì, a Barre, in Massachusetts soprattutto. Sì.
Avete ascoltato Lo specchio del cielo, autoritratti segreti raccolti da Leo Antinozzi prima di un altro lunedì. Organizzazione di Silvia Toso.